rappresenta nel piano cartesiano l'insieme delle soluzioni del seguente sistema di disequazioni: modulo di x minore di 2 strettamente intersecato con modulo di x su y minore di 2. Questo è un sistema di disequazioni. Abbiamo già visto le disequazioni con il modulo, un caso solo. Qua, attenzione, allora cominciamo subito a rappresentare la disequazione modulo di x uguale 2. Dunque, modulo di x uguale 2. Sicuramente la si è già incontrata perché è una equazione con il valore assoluto che si può risolvere anche in maniera algebrica. Come? Beh, discutendo il modulo x uguale più o meno 2. Quindi o x uguale meno 2 oppure x uguale 2, x uguale 2 unione x uguale meno 2. Quindi se meno 2 e 2 sono le soluzioni, quando la disequazione ci chiede modulo di x minore di 2, sappiamo essere verificata per valori interni, di x compreso fra meno 2 e 2 con meno 2 e 2 non valori assolutamente esclusi, non inclusi. E quindi come si fa? Beh, si va a rappresentare le due rette verticali di equazione x uguale meno 2 e x uguale 2, ovviamente in maniera tratteggiata perché parliamo di minore stretto, e quindi ovviamente qui in mezzo, se x è compreso fra meno 2, sarà questa striscia di piano la disequazione, la soluzione grafica di modulo di x minore di 2. Quindi su questo non ci piove. Beh, può sembrare più complicato effettivamente rappresentare modulo di x più y minore di 2. Perché? Dunque, se il modulo fosse tutto, cioè se fosse modulo di y più x meno 2 minore di 0, potremmo seguire la regola che abbiamo visto. Togliamo il modulo, andiamo a rappresentare la retta y più x meno 2 uguale 0 e poi rimettiamo il modulo, in pratica lasciando la parte di curva che sta sopra x e quella che sta sotto x la cancelliamo e mettiamo la parte speculare al di sopra, cioè simmetrica rispetto ad x. Qui invece no. Allora, come si può fare? Io farei così, considererei sempre l'equazione. Modulo di y più x è uguale a 2, come ho risolto il modulo di x uguale a 2? Quando x, y più x è uguale a più o meno 2. Cioè vuol dire che y più x è uguale a meno 2, y più x è uguale a 2. Cosa faccio? Rappresento queste due e le unisco per avere il... Oh, ovviamente questa vale... Quindi avrò che... Attenzione, occhio. Quindi ho okay. Che in un caso avrò da parte y più x minore di 2 se che cosa? Y più x è positiva, qui conviene discuterlo il modulo, oppure avrò meno y meno x minore di 2 se y più x è negativa, dove ho discusso il modulo di y più x, che vi ricordo è y più x se y più x è maggiore o uguale a 0, meno y meno x se y più x è minore. No? Allora, attenzione, perché qui entra in gioco questo fatto. Allora, rappresentiamoci un attimo in maniera tratteggiata le due rette. Dunque, la sposto un pochino più in qua la discussione, perché vi faccio vedere una cosa, guardate. Se uno vuole fare le cose fatte bene, quindi una, ripeto, vale y più x minore di 2. Se y più x è maggiore o uguale di 0, l'uguale posso anche non considerarlo, meno y meno x minore di 2, se y più x è minore di 0, va bene? Adesso, andiamo a vedere quando è che dunque, y più x maggiore o uguale di 0 vuol dire y maggiore o uguale di meno x, e questo vuol dire y minore di meno x. Dunque, y uguale meno x è la bisettrice secondaria, questa qua. Quando è che y, quindi lo facciamo qui in piccolo, quando sarebbe y maggiore o uguale di meno x? Beh, basta prendere un punto, se prendiamo un punto, no? So, 8, 0, 0 è sicuramente maggiore di meno 8, quindi y, se fate i conti, y maggiore o uguale di meno x lo rappresentiamo in questo modo, allora vuol dire che y minore di meno x sarà ovviamente al contrario, sarà qua sotto. Va bene? Fate il punto di prova, verrà così. Ora, andiamo a rappresentare la retta y uguale. Dunque, la retta y uguale 2 meno x, no? Guardate, portando l'x. Dunque, 2 meno x è la parallela proprio alla bisettrice secondaria, y uguale meno x. Passate per il punto 0,2, questa qua. Dove questo è il punto 0,2. Questo ovviamente è il punto 2, 0, perché se diamo 0 alla y, vuol dire che x è uguale a 2.
Cancello questo adesso. Attenzione. E questa, tanto vediamo dove è verificata questa equazione. Se prendo l'origine, vedete che 0 più 0 è minore di 2, sì. Quindi vuol dire che sarebbe verificata qua, y più x minore di 2. Occhio che però, noi sappiamo che c'è anche questa, che nel caso in cui stiamo considerando è verificata qua. Quindi, eccola la soluzione. Sta striscia qui. Va bene? Ma a questa ci dobbiamo unire, e dico unire, l'altra situazione. Ovvero, guardate, vado a rappresentare nuovamente il piano cartesiano. Questa volta, allora, y uguale a meno x è sempre questa qua. Però c'è da rappresentare, guardate, se porto meno y qua e 2 a sinistra, viene che y è uguale a meno x meno 2 questa volta, no? Ovviamente. Y uguale a meno x meno 2. Che è un'altra parallela alla y uguale a meno x. Questa volta che però sta sotto. Sarà qua stavolta. L'altra stava qua. No? Devo anche farla direttamente. Stavolta però, quale sarà il... la disequazione, come rappresenterò la disequazione? Beh, allora rappresentare in questo modo. Se prendo un punto, non so, nuovamente 0, 0, 0 viene meno 0. Questa volta è la striscia fatta questa qua. Ma se la unisco a quella di prima, che stava qua, vedete che in effetti, eccola allora la soluzione di quella modulo di y più x minore di 2. È quella là. È quella là. Quindi attenzione a come andiamo a fare le cose. Qui è convenuto, perché è quella lì, perché ovviamente questa stava sotto, intersecata con questa di sopra, sta qua. Unita a quella, tutta questa striscia qua. Quindi ricordiamocelo qua. Modulo di x minore di 2 è la striscia di piano, quindi a questo punto, andando a intersecare il tutto, questo diciamo era un pochino più articolato come esercizio, ma avete visto come ho fatto? Adesso poi ve lo faccio vedere anche con GeoGebra, eh? Non preoccupatevi, immagino che starete aspettando a braccia aperte anche. Allora, cosa faccio? Tutto tratteggiato. X uguale meno 2 è questo. X uguale 2 è questo. I punti che stanno sulla rete, x uguale meno 2 e x uguale 2, non sono inclusi. Poi cosa faccio? Rappresento la y uguale, abbiamo detto, 2 meno x, che è questa qua. Eccola qua, questa è y uguale 2 meno x. Meno 2 meno x invece è quest'altro. Vedete? Anche se è un po' storto. Siccome qua è la striscia di piano qua, guardate. Se adesso io utilizzo un altro tratto un pochino più scuro, vediamo che la soluzione di quel sistema sta qua dentro. È questa sorta di parallelogramma. Insieme limitato questa volta, vedete? Eccolo qua. Verrà ovviamente qui questa volta. E se... vediamo se è effettivamente così. Andando a rappresentare il tutto nel software GeoGebra, guardate. Metto il sistema, modulo di x minore di 2, lo interseco con modulo di y più x minore di 2, guardate cosa viene fuori. Mi ritrovo quella sorta di parallelogramma. Avete visto? Così si risolve questa tipologia di esercizi. Ciao a tutti.